oggi si assembla un PC e dato che sicuramente vi servirà la chiave d'attivazione per Windows e qualche chiave di videogiochi, diamo la parola allo sponsor di oggi. Stanchi di questa scritta? CDKey Deals è il sito sul quale trovare migliaia di chiavi di videogiochi e soprattutto chiavi di attivazione per Windows 10. Basta selezionare il vostro prodotto, aggiungerlo al carrello, procedere all'acquisto e, sorpresa sorpresa, inserire il codice sconto G20 per un ulteriore 20% di sconto su un prezzo già abbastanza conveniente. Scegliere come pagare e andare nel vostro user center per controllare che l'ordine è già praticamente nelle vostre mani. Ma come si attiva Windows 10? Basta cercare attivazione nella barra di ricerca di Windows, andare nella sezione corrispondente e incollare il codice che avrete trovato su CDKey Deals. Ragazzi, ricordate, veloce e sicuro, tutti i link sono in descrizione. CDKey Deals, fantastico! Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e come ho detto all'inizio, oggi assembliamo un PC con 1000 euro. C'è da precisare una cosa però, siamo alla fine del 2020, oggi precisamente è il 22 dicembre 2020, fra tre giorni sarà Natale e qualcuno sicuramente racimolerà qualche soldino. Mi dispiace se volete acquistare qualche componente adesso, però in questo preciso periodo dell'anno e questo periodo storico ogni componente costa molto di più. All'inizio di settembre 2020, quando Nvidia ha annunciato le sue RTX 3000, io sono stato il primo a pensare: wow, che figata, finalmente con 1000 euro, 1500 euro potremo assemblarci un PC niente male. Quanto mi sbagliavo. Ad ogni modo, bisogna essere precisi, e cioè con 1000 euro, 3 mesi fa, 4 mesi fa, potevate assemblare un PC decisamente molto migliore di quello che vi propongo nella build. Purtroppo i prezzi sono arrivati alle stelle e se avete bisogno di un PC che sia performante, al giorno d'oggi ne avete un estremo bisogno e potete spendere solo 1000 euro, beh, questa qui è la build migliore che io sono riuscito a farmi girando un pochettino su Amazon.it. Se avete qualche suggerimento, beh, fatemelo, lasciatemelo nei commenti, io sono sempre aperto al dialogo, lo sapete, e perché no, anche ai suggerimenti belli importanti. Detto ciò però, bando alle ciance, andiamo subito a vedere le componenti. Vediamo subito che il prezzo finale del nostro carrello è 1.081 euro. Ma da cosa sono composti questi 1.081 euro? Innanzitutto bisogna dire che sono stato vincolato dall'acquisto di questo case. L'NZXT H210 è un case piccolino, supporta le schede madri Mini TX, adesso capite perché sono stato vincolato, però aveva lo spazio per tutte le componenti che mi andrò a far vedere e carino. Molto bello esteticamente, c'è il vetro temperato, esce già con due ventole di suo, un buono spazio effettivamente per il cable management con tutte quante le linee, le guide praticamente da seguire per routare come si deve i vostri cavi, filtri antipolvere su tutti gli intake, tutte le prese delle ventole. È un case che decisamente mi dà l'idea di solidità perché è tutto quanto in alluminio, carino, ve l'ho detto, ci sono vari colori, io ho preferito scegliere una variante totalmente nera per essere sobrio e comunque allo stesso tempo molto molto bello. Come scheda madre ho scelto una H470 Mini TX dell'ASRock. Adesso capite più o meno quale processore andremo a mettere. È una scheda Mini ITX socket 1200, supporta i processori Intel di decima generazione e diciamo ha tutto ciò che potrebbe servire per avere una build performante. Ha una buona dotazione di porte USB sul retro, ha due slot per gli SSD M.2 che non ci saranno in questa build perché sarebbero stati troppo costosi, ma se volete aggiungerli potete aggiungerli in futuro, e praticamente ha quattro porte SATA proprio qui per collegare vari SSD, vari hard disk se volete collegare un hard disk, ed era una scheda madre che a me piaceva molto anche dal punto di vista estetico. Su questa scheda madre andremo a montare un i5-10400F. È un i5 di decima generazione, buono per il gaming. Perché ho scelto questo? Ragazzi, perché in questo preciso periodo dell'anno scegliere un i5 in confronto a un Ryzen 5, perché voi sapete, io
preferisco i processori AMD, specialmente i Ryzen, scegliere un i5 è effettivamente la scelta migliore per un pochettino tutti i task che il vostro processore andrà a portare a termine, perché costa di meno. Raga, purtroppo più di questo non mi potevo spingere. Lo so, ci sono processori, ci sono i5 molto migliori di questo qua, tipo il 10600K, che vi permetterà di giocare, di overclockare, eccetera eccetera, ma se avete un estremo bisogno di un PC in questo momento, questa qui è la scelta che io mi sento di consigliarvi. Ad ogni modo, a questo processore andremo a affiancare un dissipatore ad aria, il Noctua NH1VBSE2. Ok, è un dissipatore, come ho detto, ad aria, ha un'altezza di 92 mm, tranquillamente supportato dal case. Perché un dissipatore ad aria e non un dissipatore a liquido? Innanzitutto un Noctua, perché ragazzi, in Noctua hanno delle performance davvero molto molto buone. Secondo, perché essendo un case piccolino, un dissipatore a liquido, a parte che non ci sarebbe entrato un dissipatore che potesse mantenere delle temperature accettabili, ma secondo, avendo già due ventole, questo dissipatore permette al flusso d'aria all'interno del vostro case di muoversi, quindi tutte le temperature generali si manterranno comunque abbastanza nella norma. Come RAM, una dotazione abbastanza standard, ho scelto 16 GB di RAM di Crucial Ballistics 3000 MHz, che vanno più che bene, ragazzi, sono delle RAM estremamente solide, con delle buone performance, che sappiamo non scaldano molto perché hanno il corpo comunque in alluminio. CL15 3000 MHz, come ho detto, e nulla, cioè praticamente, come sulla scheda madre ci sono due slot, quindi praticamente sono perfette per questa scheda madre alla fine. Come supporto di memoria, come potete già vedere, ho acquistato due volte altre varianti di questo SSD. In sconto per Natale c'è il Samsung 860 EVO da 1 TB a 99 euro. Ragazzi, io non mi stancherò mai di dirlo: se volete un SSD che sia performante, duraturo nel tempo, che vi dia solidità nelle performance, dovete scegliere un 860 EVO. Si collega alla porta SATA, come ho detto prima, e cioè queste porticine qui sulla vostra scheda madre. E 1 TB è abbastanza per archiviare i vostri videogiochi, per archiviare tutti i vostri documenti, per fare praticamente tutto quello che volete. Come scheda grafica ho deciso di inserire una RX 580. 280 euro è più di quanto io pagherei per una RX 580 al giorno d'oggi, ma ragazzi, purtroppo, come ho detto, siamo nel 2020, dobbiamo scendere a degli enormi compromessi. È una scheda grafica che fondamentalmente funziona estremamente bene anche al giorno d'oggi. Se cercate qualche review su internet, vedete che in 1080p questa scheda grafica, tuttora con i titoli più recenti, riesce a farvi mantenere comunque i 60 fps, e sui giochi un po' più leggeri riesce tranquillamente a volte anche a farvi salire al di sopra dei 100. Quindi è una scheda grafica budget con delle performance solide, 8 GB di RAM, e ve la consiglio caldamente se il vostro budget è circa 1000 euro, appunto. Come alimentatore per mantenere tutto, ragazzi, mi sono informato tanto: un Corsair CX650F RGB, è un 80 Plus Bronze. Perché ho preso questo qui? Perché è full modular. Esiste anche una versione semi modulare che bene o male costava lo stesso prezzo alla fine, ma sinceramente ho deciso di andare con la versione tutta quanta modulare, se, che ne so, se un giorno voleste mettere dei cavi sleeved, anche se questa è una build budget, va bene comunque. È l'alimentatore che mi sento di consigliarvi. 650 watt sono più che abbastanza per questa build, riuscite ad avere comunque un alimentatore che è estremamente solido per quanto riguarda le performance, non dà problemi di alimentazione, è comunque anche carino, possiamo dire, con la ventola RGB, non c'entra nulla, ma dà comunque una buona dissipazione questa ventola, perché è Corsair. E che dire, ragazzi, questo è tutto. Adesso però, come ho detto all'inizio, questo qui è un PC da 1000 euro, edizione fine 2020. Raga, voglio essere estremamente sincero con voi, il 2020 è stato un anno bruttissimo per la tecnologia, o comunque per l'acquisto di qualsiasi bene di consumo. Possiamo vedere le schede grafiche che non si trovano, possiamo vedere adesso anche gli alimentatori, quelli belli potenti, che non si trovano, possiamo vedere le console che non si trovano, le scarpe della Lidl addirittura. Quello che sto cercando di dire è che questa qui è una scelta limite. Se avete estremo bisogno di un PC e
volete spendere 1000 euro per avere un PC che ha delle performance decenti tuttora, anche nel 2020 e anche per buona parte del 2021, questa qui è la build che mi sento di consigliarvi. Se invece potete aspettare un pochettino, beh, intorno a marzo-aprile alcuni analisti del mercato dicono che la situazione dovrebbe un attimo ristabilirsi, livellarsi a livelli normali, per cui ecco, se lo volete adesso un PC e volete spendere 1000 euro, questo qui è il PC che mi sento di consigliarvi. Ragazzi, che dire, io vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella, fatemi sapere la vostra riguardo questo PC e voi come spendereste 1000 euro, sono sempre aperto al dialogo, lo sapete, ai suggerimenti e nulla, vi do appuntamento a un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G e vi auguro buon Natale. Ciao!